Ma perché nella musica va avanti solo chi è raccomandato, e perché non è giusto, e non si premia più chi ha talento, non si premia più chi è bravo, e i DJ, le etichette va solo per chi è promosso, e qui e là. Quanto vi garberà a lamentarvi? Veramente? Tutti questi discorsi da bar a diritto, cioè ci puoi passare veramente le serate? Ma serve a qualcosa? Ora vi faccio un piccolo elenco di tutto quello che si potrebbe fare al posto di stare a lamentarsi, dopo la sigla. Allora, mettiamoci, sia che tu sia un DJ o che tu sia un musicista, hai la tua pagina Facebook professionale? Pubblichi contenuti regolarmente? Pubblichi sia dei commenti che delle foto? Pubblichi degli articoli interessanti? Pubblichi anche qualcosa di divertente magari sul tuo profilo personale? Hai un profilo Twitter? Pubblichi dai 10 ai 30 post al giorno? Sì, dai 10 ai 30 post al giorno per fare un minimo di traffico. Pubblichi le foto su Instagram? Pubblichi la tua musica su SoundCloud? Pubblichi i tuoi mix su Mixcloud? Pubblichi video con regolarità su YouTube? Pubblichi tutti i giorni qualcosa su Snapchat? Soltanto dal lato social ci sono tutti questi profili da aggiornare continuamente. Ne abbiamo già parlato, non si può stare dietro a tutto facendo completamente tutto. Bisogna focalizzarsi su alcuni di questi. E poi ci sono anche tutti quelli strettamente musicali. SoundCloud, Mixcloud, Spotify dove hai le playlist, poi ancora Bandcamp, Periscope, eccetera. Chi ne ha più ne metta. Intendiamoci, la musica non è meritocratica, non lo è per niente. Non vince chi è più bravo, non ti vengono a pescare perché hai talento. Devi riuscire in qualche modo a farti notare, a interessare qualcuno. Si tratta di trovare la strada giusta, che nessuno sa qual è, perché in base ai vari pubblici è bene focalizzarsi su un social al posto di un altro. Più tutto il lavoro c'è da fare offline, i contatti da cercare, le relazioni da curare, farsi vedere nei posti, far parlare di sé, conoscere nuove persone e cercarle. È veramente complicato, è veramente molto impegnativo. Però tutto questo ci impegna e ci dà del lavoro che toglie fisicamente il tempo a lamentarsi, perché lamentarsi non porta a niente. Sappiamo che è difficile, sappiamo che è complicato, sappiamo che si parte da zero, che se te pubblichi qualcosa inizialmente hai zero visualizzazioni, devi trovare il modo di farle crescere. Devi anche spendere qualche soldo in pubblicità, in sponsorizzazioni, sperando che quella sia la strada giusta, perché non è detto, nessuno lo sa, dipende molto dai pubblici che si spostano sui social diversi a seconda della fascia d'età, degli interessi, eccetera, eccetera. È complicato. Bisogna sbattersi. Solo dopo che hai provato veramente tutte le strade possibili potrai gettare la spugna e potrai avere di che recriminare. Ma in alternativa, se non fai veramente tutto quello che è possibile, che la cosa buona di oggi è che tante cose le puoi fare da solo, gratis e senza intermediari. Puoi ottenere dei risultati che prima erano semplicemente impensabili, perché dovevi passare per forza dal filtro delle case discografiche, dei promoter, eccetera. Adesso puoi trovare anche da solo la strada. Quindi facci questo favore, non ti lamentare, non stare a criticare chi ha un buon successo, chi ha dei buoni risultati. Cerca di fare tutto il possibile, che è veramente, veramente tanto, per trovare la tua strada. Dai pure le tue indicazioni nei commenti, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi e alla prossima!